E come sono diventate? Perché i denti mi parlano mocca, l'occhio non si mantengono aperti, sono che belle ossa, mi se ne è sceso puro culo. E insomma, Francesco, per favore dammi un'occhiata tu, sinceramente guardami come mi trovi. Beh, te fai proprio schifo, figlio, io rinuncerei. Eh no, morti per morti, io ci ho già provato. Io voglio campare, Francesco, io voglio avere figli. E voglio vedere i figli dei miei figli. E anche i figli dei figli dei miei figli. Sì, signore Francesco, i figli dei figli dei miei figli. Che merda dici, amico? Fetente, ma come dovrei niente? Ma tu chi sei? Fermo. Ma come dovrei niente? Ma come sei tanto? Beh, stai dicendo delle cagate, amico. Ma vattene, va. Perché purtroppo più figli fai, più accelere la fine. Che senso? Cos'è che vuoi dire te? Nel 1400 gli abitanti della Terra erano 500 milioni. Nel 1850 erano diventati il doppio, 1.000 milioni. E quindi noi seguitiamo a indignarci per 20 o 30 milioni di morti, ma fra 200 o 300 anni saremo 10.000, 20.000 milioni. Allora ogni angolo della Terra sarà peggio da qua dentro. L'uomo si scannerà a vicenda. E per un pezzo di pane e per una mela si ammazzeranno intere famiglie. E il mondo finirà. Peccato, perché io ci credo nell'uomo. Ma deve fare presto. Deve fare presto a nascere. A nascere l'uomo nuovo. L'essere civile. Non quella bestia purtroppo intelligente che ha rotto l'armonia del mondo. Distrutto il sacro equilibrio antico della natura solo per massacrare tutto. L'uomo nuovo. L'uomo che sappia ritrovare l'armonia dentro di sé. Ma che vuoi dire? Mettere ordine? Ordine? No, 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 no. Questi qua sono ordinatissimi. No. È l'ombre nel disordine. Questa è la unica speranza.